Ma io ho letto più volte queste linee e ho mi permetto di farvi questo appunto se possibile. Sempre con spirito critico, sempre con spirito positivo, perché voglio interagire, perché cose che mi piacciono e sono altre cose che non mi piacciono assolutamente. Fatto della gestione curiosa, scusa la voce, ma sono molto stanco, è una giornata un po' particolare. Gestione rigorosa di entrate e di uscite. Io vorrei, cioè, sarebbe interessante sapere come si intende fare questa gestione rigorosa e se è possibile, io suggerirei di fare dei controlli da un esterno, indipendente, se è possibile, se le tasse ce lo permettono, se è possibile fare questo. Piano della sponsorizzazione di eventi, insomma, è da tempo che si parla di sponsorizzare, non vorrei che fossero soldi buttati al vento, poi cioè, la pubblicità costa, lo sembra che la costa tanto, e quindi cioè, bisogna magari farla bene sponsorizzata, però magari, attenzione a farla mirata dove insomma, magari serve, dove funziona bene. Quindi sono favorevole alla pubblicità, ma non pure. Per quanto riguarda i finanziamenti statali regionali, so che lo Stato e le regioni sono liberamente con le casse vuote, quindi non so quanti riuscirete a portare a casa, spero tanti, molto tardi per finanziare. Dopo qua dici alienazione di beni in uso, non vorrei che l'alienazione continua sia sempre vendere, ho capito, ma cioè, non si può mai pensare all'uso sociale, magari affittare questi beni al posto di venderli, cioè, secondo come la domina. Scusa, vendere la no, adesso, ok, adesso, non prendiamo il riferimento solo quello lì. Sono strategici, sono questi. Sono quelli lì, se ce ne può anche parlare, però voglio dire che non passi l'idea di vendere sempre tutto, quello è il discorso. Ti do anche un elenco di cose. No, adesso, è accennare il discorso della Coca-Cola, ok, ok, si può. Ne sono 12 in quel caso. Bene, vorrei sapere dal consigliere Costantini, se è possibile, visto che è lui in merito a questa cosa, sull'informatizzazione dei servizi, perché non so, intende informatizzare che cosa e con cosa, con software sia proprietari, open source, per non so, per abbattere i costi. No, era perché se adottassimo sistemi open source abbatteremo notevolmente i costi perché non hanno costi di licenza e sono open e free, cioè gratis e senza nessun costo insomma. Poi andando avanti vedo qua il regolamento, per quanto ha detto anche Montemezzi, il regolamento c'è già, sì, il regolamento dell'uso delle sale pubbliche c'è già, perché l'ha fatto la commissaria, perché io ho pagato un sacco di soldi. Quindi cioè, ti dico che c'è già, non devi farlo te, perché mi ricordo che mi ha fatto pagare la bellezza di 70 euro, 77 euro. Noi l'abbiamo per palazzo. No, no, ti ho detto che c'è già, quello che posso dire. Per quanto riguarda la sensibilizzazione al risparmio energetico e all'uso dei materiali riciclabili, più che la sensibilizzazione, secondo me lascia il tempo che trova, e che lo dice uno che ci crede, servirebbe un vero piano energetico, cioè lo so che lei fa dire la risposta del consigliere Pasqualino. Okay. Bene. E una cosa che qua non vedo, perché ha già detto anche Fezzi, davanti di Fezzi non si parla di CISI qua, cioè la nostra raccolta CISI, scusa, che ferma la nostra, diciamo, raccolta al 65%, non si vede un incremento in più, ma l'unico incremento che si vede è quello delle bollette, l'ultima è più 16%, quindi insomma, io credo che questo sia un punto dove bisogna andare a prendere per le orecchie chi di dovere e fare, se possibile, sindaco, te l'ho detto in più posti che ho scritto, cerchiamo un modo per svincolarci da questo CISI, da EcoCISI, perché è un barcone che mangia soldi, insomma non funziona mia, non funziona mia. Non
persone, perché vedo che quando arrivo le volete sono in tutti e quanti. No, allora, va benissimo l'incremento, allora, il discorso è questo, è molto semplice. Ci avevano venduto il fatto che più differenziavamo, meno le volete, cioè più le volete sì. Giusto o no, ci vengo, era una roba bene. Ma non è sempre così. Sì. Quello che voglio dirvi è che noi siamo bravi a differenziare fra le e superiamo anche il 65 se lo vogliamo. Quindi l'Eco Cisi deve spingere a fare la vera raccolta differenziale, superare, ripeto, il 65, anche perché vado a memoria, entro il 2012 andremo in mora, andiamo in multa perché dobbiamo arrivare al 85, vado a memoria e poter sbagliare. Poi, sull'introduzione del fondo di solidarietà, sindaco, non saprei quanti privati ci sono in questo momento di crisi che ti vogliono dare magari qualche soldo, tu li giustifici, provi, magari trovi qualcuno che, insomma, riuscirà magari ad avere se ti danno qualche soldo. Per il potenziamento della propaganda delle mense, qua non vi siamo niente. Cioè, qua non c'è da fare nessuna propaganda, qua c'è da fare il menù. C'è da fare un menù a chilometri zero e 5 biologici, punto. Senza nessun... Cioè, secondo me, dobbiamo proprio andare là, cambiare il menù, metterlo a chilometri zero per incentivare i nostri produttori qua intorno e prendere i cibi biologici che ci sono. Ci sono delle aziende anche qua intorno a noi che lo fanno e ti danno tutti i certificati di tutte le cose che servono. La sagra per me va bene, anche se non è. Qua la festa dell'Iso Bolognese, se il consigliere può impegnare un po' di rimento, perché qua, quando citate, anche favorendo la costruzione di apposita società autonoma di gestione, io non entro in merito dei CDA che ci danno, non interessa niente. A me interessa se non sia un altro baraccone mangia soldi. Tutto qua. Perché siccome. Cioè, Assoimprese già gestisce questa cosa e mi sembra che Assoimprese ad oggi, ti ripeto, vado a memoria sia in deficit e anche sostanzioso. Quindi non vorrei che creiamo un'altra società, non vorrei che si rimettesse in piedi un altro baraccone mangia soglia, questo è quello che è. Poi sai, fare concorrenza Isola della Scala è difficile, è difficile molto perché Isola è vedani in realtà, allora, secondo me vale cercare anche di inventarsi qualcosa di nuovo, di originale per attrarre magari un diversivo rispetto all'Isola della Scala. Poi nel progetto culturale, parlavo del rilancio del motore della biblioteca a Poltronieri, volevo chiedere, che a me va benissimo, anzi, bisogna farlo, solo che chiamo una bibliotecaria sola. È solo vera, Marco, no, cioè, non deve fare niente. Allora, o potenziamo la cosa e allora si può fare una cosa fatta meglio, ma da sola fa quello che può e fa come può, cioè, insomma, come è? Per quanto riguarda i lavori pubblici, qua insomma, la parola l'ha fatta dal sindaco, un po' di, non se ne voglia male, ma stile duce quando va in giro, no? Come? E io ti voglio, guarda, se fai bene per me ci puoi stare, nessun problema, se la gente ti vota è giusto che tu stia, nessun problema. No, adesso, due mandati massimo, quindi massimo 10 anni. Dico che tutti nel nostro programma, due mandati poi a casa, è fantastico. Dai, sto scherzando, allora un attimo solo, dopo la chiedo come intenderà creare e con quali soldi i parcheggi, perché adesso lei lo sa, signor Gray, ha vinto per i parcheggi, vero? Cioè, lo sa, insomma, ha preso altro di questo. Hanno perso per averli distrutto. Vabbè, allora, ok, la può girare così. Io dico che lei ha vinto perché ha promesso di fare i parcheggi ai commercianti. Se poi magari ci può dire come trovi i soldi, perché questa sia una spesa stringente. Per quanto riguarda qua
il, dove lei dice, o lei con la giunta dice, la posa di cartelli e di dissuasori in centro delle frazioni, ma insomma saranno i vigili qua, si vedono. Te sbandierà, non saranno mia i dissuasori, neanche l'autobus, ma saranno i vigili. Allora, ti sto dicendo, siccome hai scritto, fatto scrivere sul giornale che i vigili ritornano qua, sono tornati o no? Bene, li vogliamo vedere al posto. Sono tornati o no? Non lo so, me lo devi dire te. Non frequento niente, no, non frequento niente. Allora, io non frequento niente e nessuno. Io ti dico, che io non li vedo. Allora, io personalmente non li ho visti. Però se ti dico comune, se vuoi essere la porta aperta. Allora, la porta è aperta lunedì e a giovedì. Stato ma io non offendo nessuno, io non offendo nessuno, sto solo dicendo che ci sono tutti i giorni. Sì, allora, sto solo dicendo. No, perché stai dicendo una cosa non vera. Ah no, no. Allora, io ti sto dicendo che posso rimettere gli sosori, se io metti i vigili di vedere dietro te le ore. Basta, non è osservazione. Anche perché gli sosori, gli operati, chi paga, chi mette, come facciamo, chi cosa è? Quindi bisogna fare più multe, sono rotto bene. Io non ti ho detto più multe, ti ho detto solo che i vigili, voi avete detto che li avete riportati, devono essere impiegati sul territorio per far rispettare i limiti di velocità, e poi chi la fa? Bene. Solo voi. D'accordo. Bene. Qua, secondo il percentuale, c'è il mondo di Sonia, cioè qua è fantastica, quando lo metto, sono proprio... Cioè, allora, voi volete fare una... Ma la mia vibro, la messa in sicurezza del corso del via. Che arriva anche bene a Caserta, una problematica grossa che è vero qua, che è vero adesso. Ma la rotonda montagna, adesso qua, cioè, avete fatto di tutto per dire che un treno a Oliviero perché l'ha fatto la rotonda in centro, e quasi adesso vuole farne una con tutto rispetto per tutti, ma penso che gli stati come dicevo in termini, a parte io sono contro la rotonda che non risolvono il traffico e si vede, anzi che aumenta il traffico. Detto questo, con che soldi la facciamo? Che il punto non si può fare? Lesi. Lesi. La progettazione di una rotonda di grosso punto. La progettazione però costa. Proprio il sindaco ma costa. Come? Ma è comunque un costo. Va bene, quello che riescono a fare. Allora, so, cioè, si d'accordo con questo. Esatto, costruire un costo. Come fa anche da Oliviero. No, ma anche mi piace, sognarsi il pane che mi ha girarla è fatto facile. Guarda, io non ho mai amministrato. Dico quello che penso. Se non ti piace, se non lo so. No, no, va benissimo così. Devo dire, sul passo. Prego, dai. Cosa scusa? Consigliere ha ragione, abbiamo interrotto per niente. Mi scuso. Quanto riguarda il PAT, io non l'ho visto, lo vedremo in seguito, ci sarà molto di discutere, spero. Molto animatamente, anche perché insomma lei è una cosa che bisogna. Però ecco, non credete sia il caso di far partecipare anche la cittadinanza su questo? Perché insomma, secondo me, no, io vi invito a prendere in considerazione il fatto di far partecipare. 150 associazioni più partecipate così. Sì, sto dicendo. Siccome voi sicuramente metterete mano, perché non penso che lo lasciate un po' me. No, io non voglio dire quello. Io non voglio dire quello che Flavio sto dicendo. Siccome voi sicuramente metterete mano, cioè non penso che lo potete fare con me. Adesso io non l'ho visto e devo ancora vedere bene. Quindi se è possibile far partecipare la cittadinanza, per l'intenzione che sono scelte che determinano il futuro del paese, insomma, è importante. Ho piacere che la ripresa delle case aperte, se è vero, se comincia, anzi, invito il sindaco, il vice sindaco ad attivarsi per
se possibile, ad individuare altre zone da dare l'asta per farne ancora. No, sai perché? No, sai perché, Flavio? Spiego. Perché i ragazzi giovani che si sposano fanno un mutuo di 30-40 anni. Allora, a quell'asso un mutuo di 30-40 anni è una problematica grossa che ti impegna per tutta la vita, che ti impegna sulle scelte dei figli di tante cose. Quindi ecco, se uno magari può avere una casa, un posto più agevolato, si può magari fare questo. In ultima, chiudo con l'ospedale, perché insomma, speravo che il sindaco scrivesse e dà una mano a Mirko a fare che causa a lui, inizia no. Come mi avevi detto, te la rega, guarda, io ho ancora il video, se vuoi c'è una... No, no, io non ti ho detto che non sei più. Non ho mica cambiato idea, se... Io speravo di trovare uno stile qua, senza riconvertire, facciamo cauto. Un attimo solo, sindaco, volevo dirti. Io pensavo... Sì, certo, io spero che... Mi spero che stai qui, che ti resti. Allora, voglio dirti, speravo che qua... Speravo di trovare che dicessi, facciamo causa luce. Capisci? Come avevi detto, la resa. Te le spiego come ti ho detto l'altro giorno. Sì, ma... Vedi, ma se non mi sono duro questo, non mi sono mia risorse di tre. Io ti ho detto, siccome la Telearena, siccome la Telearena hai, come si può dire, hai fatto in fretta a dire che mi avresti dato, cioè che condividevi quello che dicevo io. Io ti invito a fare causa a lui, ma meno male. Se vendere la roba senza ricompetire, certo, sono completamente d'accordo. Ok, questo è quanto, grazie mille dell'attenzione. Bene. Poi il singolo se devi invito, il singolo assessore sui singoli problemi a rispondere, mi sembra che per essere un documento che è stato definito, scusa, hai dimenticato una cosa? No, io sono anche io concordo con Manuele nel dire che se è possibile lo rimandiamo, noi ti diamo una mano per la stesura un po' più. Ci siamo capiti, sì. Questo è il regolamento della giunta che non va votato, a questa data e basta, cioè questo sì, è solo che... cioè, quindi voi avete tutta la possibilità. Io volevo dare una mano, volevo lasciare un positivo e no, la giunta, no, la giunta, il documento è questo chiuso, cioè nel senso che la giunta presenta le sue linee programmatiche, certo. Non ha bisogno di nessun voto, dobbiamo solo votare a questa data, chiaro. Sì, sì, io no, credo che se ci fosse solo che volevo... io no, mi no, ti rispondo, cioè nel senso che se ci fossero proposte su tutte queste questioni andranno sicuramente valutate e nei limiti del possibile anche condivise, se fosse possibile, quando andremo a proporre tutti gli argomenti esecutivi che riguardano queste cose, cioè, tanto per essere molto chiari. Io avevo già anticipato nell'ultimo consiglio che avevamo fatto una serie di riunioni specifiche su alcuni punti, perché da tutto per altre cose, perché queste sono cariche, sono problemi che vanno nel merito. Questa sera non vorrei dire per troncare il dibattito o meno, è un adempimento statutario che andava fatto, abbiamo rappresentato linee programmatiche, io prendo volentieri atto che il consigliere che hanno parlato finora hanno dato ragione al fatto che questo documento di una certa profondità non voleva e non può essere la soluzione esecutiva di tutti i problemi di locali. Io vi ringrazio anche della fiducia che ci date nel riuscire a dire che in 50 giorni abbiamo tutti i progetti esecutivi per il Comune di Locarno, non ce la facciamo, nel senso che proprio dichiariamo la nostra incompetenza a risolvere tutti i problemi di Locarno in 50 giorni. Lasciateci almeno a 50 per vedere.